Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è euforica perché, come avrete già visto dal titolo del video, oggi andiamo a fare un haul Shein. Sapete che è uno dei miei video preferiti, so che è anche uno dei vostri. Già vi avevo spoilerato l'arrivo di questo video ed eccoci qua con... Sentite un po' di ASMR di pacchetti con tutti i vestiti che ho comprato per questo autunno-inverno. Probabilmente il video sarà in due parti, come sempre, perché ovviamente quando faccio un ordine non mi limito a qualche cosina, ma mi do alla pazza gioia. Detto questo, ragazzi, non vedo l'ora di iniziare a scartare e di farvi vedere tutto, perché ho preso un sacco di cose carinissime, non solo vestiti, anche qualcosina in più. Ma prima di tutto, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale se vi va, e se vi va lasciatemi un commento, un like, insomma fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere quali video vorreste che io portassi sul canale. E niente ragazzi, io sono troppo carica, quindi partiamo con la prima cosina, che è, zan zan zan, ve lo faccio vedere scartato, un massaggia cuoio capelluto. E l'ho preso perché, insomma, ho visto un po' su TikTok che vanno molto questi arnesi e dovrebbero servire per migliorare, diciamo, la pressione sanguigna dei pori della testa per far crescere meglio i capelli. E insomma, vediamo se funziona questo aggeggio. L'ho preso un po' così perché mi faceva ridere, magari funziona, chi lo sa. Passiamo al primo capo di abbigliamento, che in realtà, zan zan zan, non è proprio un capo solo, ma è un set che andremo a provare ovviamente tutto insieme, ed è, scartiamo la carta, pantalone della tuta color albicocca, c'è scritto sul sito, è un beigiolino chiaro. Mi sembra bello elasticizzato sia in vita che sotto, ha un po' il polsino. Questo tessuto è un po', è abbastanza leggero, non è felpato come potete vedere, ma ci sta, anche le tasche, top. Va benissimo anche che non sia felpato perché ne ho già due di felpe felpate e di felpe, di pantaloni felpati, quindi questo qua lo teniamo per la mezza stagione quando non fa ancora troppo freddo, perfetto. E insieme a questi pantaloni c'era la felpina, che anche questa è molto leggera, non è felpata, ma già si capiva dal sito comunque, è croppata e davanti ha questa mezzaluna che va a mostrare un po' di décolleté, molto carina. Anche questa ha i polsini. E infine nel set c'era la canottiera, un toppettino normalissimo, tutto dello stesso materiale, che è un po' plasticone, non è proprio cotone, non aspettatevi cotone. Però comunque elasticizzato, mi sembra resistente, niente male. Sicuramente non uno dei migliori tessuti del mondo, ma d'altronde è Shein, cosa ci aspettiamo? Anche se su Shein devo dire ho trovato tessuti migliori di molti negozi, eh? Forse unpopular opinion, ma da esperta compratrice di Shein, vi dico che è una realtà. Di questo set ho preso una S e andiamo a vederlo indossato. Allora, la parte di sopra mi fa impazzire, mi piace tantissimo come fitta, come sta. Anche il tessuto, comunque, come vi dicevo, è molto leggero, quindi ci sta. Il pantalone un po' meno, ve lo faccio vedere meglio. Un po' meno perché fa un po' l'effetto pigiamone e poi soprattutto si vedono le tasche. Insomma, è un po' trasparente, non so se si vede la mutanda, però non lo so, non lo so. Sì, fa un po' l'effetto pigiama. Non so se con questi pantaloni ci uscirei. Il sopra invece è un altro discorso, perché appunto, cioè, secondo me fitta benissimo. Anche la canottiera mi piace un sacco, anche da sola, così. Mi piace comunque il tessutino, non so se si vede un po' la trama, che comunque è molto carina, molto sporty. Parte di sopra super top, parte di sotto un po' più flop. Come secondo capo di abbigliamento che vi farò vedere oggi, un capo pazzo, pazzo, sono questi jeans semplicissimi, un po' a vita alta, un po' no, non ho ancora ben capito, con degli strappi un po' su tutte le gambe, che è l'unica cosa che non mi fa impazzire. E dietro, siete pronti? Queen! Queen sul booty. E è un pantalone molto pazzo, un po' gangster, un po' così, e non lo so, prendo sempre cose molto sobrie, no? Cioè, sobrie nel senso, magari di colori pazzi, però sempre molto sobrie, e mi piace un po' trasgredire, no? Con questi pantaloni, non vedo l'ora di provarli. Il tessuto pantalone jeans Shein, che a me piace un sacco, perché comunque è resistente, ma non troppo pesante, quindi top. Taglio, ho preso una M, perché lo volevo un po' più loose, poi andremo a vedere indossato, ovviamente.
sinceramente mi piace molto, mi sembra molto lunghino, vediamo se devo farla accorciare, speriamo di no. Ok raga, se il pantalone di prima della tuta era un flop, questo super top, mi piace tantissimo. Ve lo faccio vedere tutto completo. Le gambe sono un po' lunghe, ma con una scarpa un po' alta secondo me ci stanno. Le gambe mi piacciono un sacco come fittano. E allora la cintura adesso io ce l'ho abbastanza a vita bassa, ma era come la volevo. Perché? Perché se si vuole fare un po' i pazzi si tirano su le bratelline qua e facciamo un po' i pazzi. Vabbè, magari adesso no. Niente raga, sono perfetti. Mi piace un sacco dietro. Proprio figo. Ditemi che sono una tamarra, però questi pantaloni sono stupendi. Bellissimi. Prossimo! Andiamo avanti veloce qua, andiamo avanti veloce. Una bella camiciuola, molto leggera mi sembra di vedere. Speriamo non sia troppo trasparente. È una camicia croppata, come potete vedere, a manica lunga, con il polsino che si può abbottonare. Questo tessuto, vi dico, non mi sembra dei migliori. Più che altro perché ho paura che sia trasparente. Però volevo questa camicina soprattutto perché ho intenzione di metterla sotto ai miei maglioncini croppati. E secondo me ci starebbe molto bene, molto stiloso, dà un tocco in più, diciamo. E quindi, vabbè, anche se è trasparente, in realtà non è un grossissimo problema, però se uno lo vuole usare da solo, non lo so. Ma vediamo, dobbiamo ancora vederla indossata. Non partiamo prevenuti. Il tessuto, come già vi dicevo, non è dei migliori, non è elasticizzato, vabbè, è una camicia. Però non è neanche plasticosa comunque, cioè al tatto ci sta. Questa dobbiamo vederla indossata, dobbiamo vedere come va. E anche di questa camicia ho preso una S. Allora, un po' trasparentina, vabbè, ho il reggiseno fucsia sotto, quindi vabbè. Però, nel senso, non è quello il problema. Il problema è che è stracroppata, cioè, guardate qua. Cioè, o che ho toppato la taglia, forse era meglio prendere una M, perché poi a tirare su le braccia è un po', vabbè. Non lo so. Le maniche, perfette. È tutta sgualcita, quindi secondo me non rende molto. Però non so se con i miei maglioncini con cui l'avevo vista ci stanno, capito? Perché magari sono più lunghi i maglioncini che il top. Dietro sicuramente. Dietro è cortissima sta camicia. Vabbè, che comunque si può usare in varie maniere, magari slacciata con sotto un toppettino, da sola magari con un reggiseno non fucsia, non lo so. Voi cosa ne dite? Prossimo! Già intravedete che anche questa è un po' una pazzia. Ho preso... Che bello! Questo, raga, maglione su cui c'è scritto Pinky Promise. Di questo verde proprio bellissimo, verde bosco, non bosco, verde albero, non lo so, prato. Che ovviamente ha questo stacco rosa che, non lo so, io sono ossessionata dal verde e rosa insieme, secondo me stanno da Dio. È di un tessuto, raga, morbidissimo. Morbidissimo, cioè non sarà mai lana, ma è super morbido. Che bello, mi sento già tutta cozy nel mio maglione invernale. Secondo me è anche molto caldo, ma adesso poi lo andiamo a vedere mentre lo proviamo. Comunque, classico taglio da maglione, non dovrebbe essere estremamente oversize. Infatti ho preso un M perché per stare sul sicuro, così magari mi sta un po' più abbondante, perché mi piace un po' l'effetto oversize del maglione. Mi piace un sacco, davvero davvero un sacco. È molto elasticizzato, vabbè, un maglione, e ha il polsino anche questo nella manica. A parte, raga, che sto sudando come un animale a fare questo video. Comunque questo è il maglione di cui vi parlavo, verde. Adoro, cioè questo è fantastico, si può tenere sia un po' tipo, non so, sblusato, così più corto, quindi un po' tipo raggomitolato sotto, oppure proprio normale, giù così. Mi piace molto, è super comodo, è veramente comodissimo, perfetto, mi piace un sacco il tessuto, è caldissimo, quindi per le giornate invernali magari ci sta molto, mi piace un sacco. Poi appunto, come dicevo, questo connubio verde rosa fantastico, ve lo faccio vedere un po' da tutti i lati. Poi anche questa spalla un po' più larga che va anche a cadere, secondo me ci sta un sacco, stupendo. Adesso vi faccio vedere, zan, un'altra cosa che ho preso così, delle spugnette, non le ho ancora aperte. Vediamo un po'. Mi sembrano abbastanza morbide, però ovviamente vanno bagnate. Madonna, non bagnata, sembra troppo piccola.
Comunque mi sembrano molto morbide, ci sono di vari colori che mi piacciono molto, sono stata sul nude, c'erano anche colori molto più pazzi. Poi comunque mi piace questo bussolotto in cui sono, perché comunque penso che lo terrò per tenere appunto le spugnette. È anche secondo me un bell'oggetto da tenere nella makeup collection, quindi ci sta. Altra cosuccia makeup, così ho preso due pennelli da sfumatura. Questo mi sa che ho toppato, perché nel senso è enorme, non so se riesco a rendere l'idea, ma è davvero enorme, quindi per sfumare l'occhio forse è un po' più difficile, magari meglio per un highlighter. Questo invece direi perfetto per la sfumatura dell'occhio. Li ho presi un po' per provarli, per vedere, perché comunque quelli per la sfumatura dell'ombretto secondo me servono molto di più che altri pennelli, magari quelli per la base, così. Cioè io proprio questi ne vorrei 100 quando mi trucco, perché magari quando cambi colore eccetera. E allora ne ho provato uno, due anzi, per vedere quale era migliore, e così nel caso ne posso comprare di più. Anche le setole mi sembrano molto morbide, non mi sembra che perdano pelo, ma vedremo. Dopo questa pausa passiamo a un altro capo di abbigliamento. Anche in questo caso si tratta di un set di gonna e giacchetta, di un tessuto, raga, che bellissimo. È questo tessuto un po' tovaglia, non so se riuscite a percepirlo dalla telecamera, intrecciato un po' Chanel, no? Fa un odore abbastanza terribile, fa proprio odore di presepe quando lo tiri giù su dalla cantina, quando lo tiri su dalla cantina per farlo, no? Di albero di Natale. Comunque questo tessuto mi piace un sacco, anche il colore mi piace veramente tantissimo. Poi ha, non so se vedete, tipo dei filamenti oro all'interno del tessuto, che tocco di classe. Gonna con questo spacchetto laterale che secondo me è molto raffinato, e giacca con il colletto che vabbè poi si terrà giù, e la zip qua. Mi piace tantissimo questo tessuto, bellissimo, bellissimo. Mi sembra anche abbastanza pesantuccio, quindi secondo me questo per l'inverno è perfetto. Cioè sembra proprio un materiale di qualità, come il maglione. Cioè magari il resto, ci sono certe cose che sono un po' più scarse, però cioè, ci sono dei tessuti, ragazzi, che questo lo trovate da Zara, lo trovate da H&M, lo trovate da Bershka. Cioè sono tessuti, secondo me, molto validi. E niente, non vedo l'ora di provarlo. Sono carichissima. E di questo ho preso un S. Che ve devo dire? Adoro! Mi piace tantissimo, ma è proprio bello, c'è il tessuto, ma proprio perfetto, c'è calza a pennello, fitta benissimo, tra l'altro è anche super comodo come tessuto, cioè che è per niente stretch, quindi pensavo fosse molto più scomodo, in realtà comodissimo. La giacca mi piace molto più aperta, adesso ve la faccio vedere anche chiusa, ma chiusa non mi fa impazzire, chiusa così tipo non è niente male, però non lo so, la preferisco più quando è aperta. Anche la manica mi piace un sacco, perché è abbastanza larga. No, no, è bellissimo. Poi il colore è veramente top. Mi sento un po' una donnella in carriera con la valigetta. Bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine della prima parte di questo haul. Spero che tutte le cosine che abbiamo scartato fino ad ora vi siano piaciute. Se il video vi è piaciuto, mettete like e commentate come sempre, mi raccomando. Io vi aspetto nella seconda parte di questo haul, che uscirà tra pochissimo, don't worry. Per non perdervela, ovviamente, iscrivetevi al canale, così lo avrete proprio sulla home e non dovrete neanche venirlo a cercare. Detto questo, io vi mando un bacio, vi aspetto al prossimo video e ciao!